Ciao a tutti coach, ben ritornati dal vostro Andrew Link 1 su Ever Oasis. Come dissi nello scorso episodio, oggi andremo appunto ad affrontare la prova, cioè la bella prova, diciamo la quest principale che ci attendeva nello scorso video e che non ho fatto. Siamo nel deserto di Kala, ma veramente io dovrei teletrasportarmi non qui ma da un'altra parte per fare prima. E praticamente devo usare appunto il portale che c'è qui all'Osi. Teletrasportati e ci teletrasportiamo al tunnel di detriti. Sì, purtroppo posso solo andare nella parte interna del tunnel perché il resto non c'erano altri portali. Stavo pensando di portarmi qualcuno per scavare, ma poi magari ci ritorno per conto mio. Vediamo come vanno le cose. Stranamente non ci sono i nemici della scorsa volta. Vabbè, non che sia importante, però mi aspettavo di vederli. Ok, dunque dobbiamo andare dritto là. Ok, allora ci sono dei nemici particolari qui. E sono un po' lenti sinceramente questi nemici, eh. Andato, ok. Tutti i punti esperienza che servono. Ma io ne sconfiggerei qualcun altro, perché non ho avuto modo di allenarmi off screen, quindi non ho avuto per niente modo di giocare e quindi non ho potuto allenarmi. Andato anche questo. Oh, e qui c'è questo qui. Oh mio Dio. Ma ah, non è un nemico quell'altro. Pensavo fosse un nemico. Un osso. Ok, un osso, buono. Potrebbe servirmi per fare qualcosa. Ok, anche questo è andato. Tutti i punti esperienza utilissimi. Ah, ci sono due frecce lì. Ah, ok. Mi sono accorto però che mi serve anche della polpa di cactus, a dire il vero, mentre giocavo. Levati da lì, tesoro, brava, Miura. Preferisco fare attacchi deboli che sono molto più veloci degli attacchi forti. No, questo salta, bravi. Bravissimi. Ah, è scomparso la croce. Sì, la croce, buonanotte. Io sto ancora dormendo. È scomparso. C'era un simbolo lì che mi diceva di... C'era una freccia. Come devo dirlo, eh? Allora, il guscio spirale che dà un osso. Ok. Vorrei un attimo entrare qui dentro, io a dire il vero. Però a quanto pare non posso perché sono impedito. Quindi devo fare il giro. Leviamo l'arma che facciamo più veloce. Yeah. Saltiamo. Oh mio Dio. Oddio sto mostro. Oddio. Ah no, sembra spinadillo. Pensavo fosse un mostro dello scorso video che non sono riuscito. Mamma mia. L'hitbox dov'è? Grande schivata. Bene, ci stiamo avvicinando all'entrata. Un altro spinadillo. Sembra sia da solo. No, no, porta compagnia, porta. Quale dovrei attaccare prima? Ma è scomparsi. Ah, perché è notte. Ah. Porca vacca, porca vacca, porca vacca. Quelli non mi piacciono. Cos'è? Ciliegia gemella. Uila. Ma c'è una specie di grotta qui sotto. Wow. Casca sabbia. Ma ce la farò a fare la missione in questo episodio? Più vado avanti più scopro cose. Non che sia un male, anzi, è un bene, perché almeno mi piace esplorare a me, poi, questi giochi così sono fantastici. Tipo, è un gioco tipo The Legend of Zelda, però farmando tu hai possibilità di crescere la tua di accrescere la tua forza. Vabbè, questi senza che li atterro con... Ah, questi no? Sì, in effetti erano segnati quelli che dovevo attaccare, eh. Però dici, sai, non ti puoi mai fidare.
Qui ci vuole qualcuno che sappia far esplodere il macigno. Oh, ora che ho la forza del livello da sabbia 2, non basta. No, il livello della sabbia 2 non basta. Quindi ci dovrò tornare in un altro momento. Però qui dietro c'è un osso. Prendiamolo. Ok. Aspetta, vediamo un po'. Qui sotto ci dovrebbe essere una strada, credo. Ah, perché non ci sono andato? Ah, perché c'è il macigno. E beh, grazie. Ora ci ho fatto caso. Andiamo qua, Miura. Non ti perdere. Bene, andiamo a fare la missione ora perché è il momento. È giunto il momento. Qui mi sa che mi ci farà tornare più in là. È ancora notte? 22:20. È piena notte. Non è che è notte, è proprio piena notte. Io dovrei. Ho un sacco di strada da fare, ma quelli mi fanno paura. Scappiamo. Semplicemente scappiamo. Devo andare qui sopra. No. Dove diavolo devo andare? Ah, qui. Ah, bene, bene, bene. Non dico che siamo salvi, ma quasi. Passo masso. Qui si scava. Allora, chi è questa? Maria. O Maraia, non lo so come pronunciano gli inglesi, Maria. Uffa, dove cavolo è andato a cacciarsi? No, dai, non mi fate leggere Levi come Levi, dai. Questo si chiama Levi, non è Levi. Dove è andato a cacciarsi Levi? Pur di procurarsi da mangiare andrebbe fino in capo al mondo. Mi ha lasciato tutta sola in un posto del genere. Se mi succedesse qualcosa... Tesoro, c'è una cosa che devi sapere. Non chiamare i nemici! Ah, ecco, non ho nemmeno finito di dirlo. Ehi, tu, arrivi proprio al momento giusto, non vedi queste preziose fanciulle in difficoltà? Su, aiutami. Così? Wow, che è successo? Ah, bene. Mi hai salvata, grazie. E comunque dov'è Levi? Dove cavolo si è cacciato? Solo lui può far esplodere questo masso? Gli abbiamo detto di portarmi nel villaggio Serca, che si trova dall'altra parte. Lui stesso non può tornare al villaggio se non sposta questo macigno enorme. Ha detto soltanto che aveva fame e che usciva a cercare qualcosa da mangiare. Uffa, basta! Restare fermo ad aspettare non è decisamente il mio forte. Senti, tu perché non vai fare un giretto per cercare Levi? Levi va pazzo per le ciliegie gemelle di quell'albero. Sarà andato a cercare altri alberi simili alle dune di Bahar. Basta davvero, non ne posso più. Per favore, vogliono andarci. Che caga! Non mi fare dire parolacce, allora. Però, oh, un per favore, eh! Madonna, ragazzi! Quanto è indisponente! È indisponente! O meglio, indisponente è chi fa dom. Porca madoschi, però. Perché devo bestemmiare in turco? Allora, sono sicuro che non è andato qui. Però qui c'è la bacca, quindi bisogna vedere. Questa l'ho presa prima io. Guarda, Andrea, non saranno questi alberi di cui parlava la Bulbina? Ma di ciliegie non c'è nemmeno l'ombra, forse Levi le ha già mangiate tutte. Oh, per terra ci sono dei rimasugli di ciliegie e vanno verso nord-est. Forse Levi sta mangiando le ciliegie mentre cammina. Non è un esperto di Galateo, ma almeno lascia delle tracce. Ok. Ho affrontato un casino di nemici. Ma do la sabbia. Ok, vai a quel paese. Niente, ha raccolto anche questo. Guarda, Andrea, non saranno questi gli alberi di cui parlava questa bulbina? Sì. Altri rimasugli. Verso passo masso. Torniamo a passo masso. Ma prendi per il culo? Niente, lasciamoli perdere, non è il momento. Facciamo la missione. Arriviamo almeno al villaggio Serca. Allora?
Levi? Non l'hai ancora trovato, quel Levi non si smentisce mai. Oddio, è lui? Ti prego, ditemi che non è lui. Levi, si può sapere dove andate a cacciarti? Ah, signorina Maria, perdonatemi. Ma tutto bene, però, ho la pancia piena. Chi se ne importa della tua pancia? Su, fa subito qualcosa con questo macigno. E così anche tu vuoi andare dall'altra parte, eh? Allora, se spacchi il macigno, ti va di procedere con me? Sì, va bene, facciamo entrare Levi nel gruppo e leviamo. Recupero graduale. No, prima ho levato Miura, ora togliamo Roto. Bene, mettiamoci al lavoro. Levi fa ora parte del gruppo. Quindi se Levi può rompere i macigni... Vediamo un po'. Lascia pure fare a me qui. Con il martello di macigni e genere posso spaccarne in quantità. Allora. Washi. Ci sono diversi posti che dovrei visitare in realtà. Rompendo i macigni con Levi. Evviva, adesso possiamo andare al tuo villaggio, Levi. Mi mostrerai tutti i luoghi in cui sei nato e cresciuto. Non vedo l'ora. Quindi questo è un serk. Sarà molto utile nell'avventura. Porto lui a posto di Roto. O devo portarlo a posto di Miura, devo vedere. È partita. Che facciamo, andiamo anche noi? Dipende, se lui è attacco porto lui a posto di Miura. Perché mi sa che Roto servirà comunque sì, eh. Non può scavare lui, ok. Me l'aspettavo. Oh, oh. Che diavolo. Che colpo però. Ah, a quanto pare i mostri del caos nei dintorni del villaggio si sono risvegliati. Signorina Maria si è data a gambe. Non ho altra scelta, combatterò. Io posso usare il mio stordi martello. Non posso sperare colpi a ripetizione, ma credo che mi renderà utile. Può usare un'abilità speciale premendo R. Quando il personaggio che controlli apprende un'abilità speciale, comparirà la barra abilità sotto a quella dei PV. Mamma mia. Ma davvero così forte? Ma quanto è forte sto tizio? Sto tizio è una belva! Accidenti! Andrea però... Non ho roba per curarmi, vabbè. Ah, quindi la mappa è esplorata al 100% e quindi ora penso di essere al villaggio Serca. In teoria, non dovrei essere ancora... Sì, non sono più nel deserto, sono al villaggio Serca. Oh yeah. Quindi qui dovrebbe trovarsi la seconda pietra, secondo quarzo, non so. E così questo è il villaggio dei Serca, eh? Ma non c'è niente di niente, io che pensavo che fosse un posto vivace come un'oasi. Ah, io ve l'avevo detto, signorina. Nel deserto di Kala c'è la tua oasi. Allora quella sarà sicuramente la mia prossima destinazione. Ma c'era un idroportale lì? Vabbè. Se n'è andata. Credo che si farà presto viva nell'oasi. Salutamela e prenditi cura di lei. Per ora ti saluto. Quando finisco il lavoro mi viene sempre una gran fame. A presto. Yeah. Carlotta e Maria visiteranno. Ok. Oh. Primo, salviamo e andiamo all'oasi poi. Così magari apprendo un po' di abilità. Abilità. Salgo di livello. Ah, allora, o è Maria o è Carlotta? È Maria? Cioè, è arrivata in un battibaleno? Maria. Novità. Ihihi, finalmente sono arrivata, Andrea. Sì. Ci sarò io a darti il benvenuto. Basta che non sei indisponente come prima. Oh, livello 6. AX. Insieme. Ciao.
Eccomi qua, cioè, scusa se ti ho fatto aspettare, Andrea. Non serve che ci presentiamo di nuovo, giusto? Vabbè, qui c'ha ragione. Che splendida oasi, l'adoro. Meno male. Oh. Ora che sono qui, posso darmi da fare per portare il sorriso sul volto degli abitanti dell'oasi. Sì. Bottega di giocattoli. Ah, 10 abitanti. Dunque, stavo pensando, se io andassi a dormire, no? Vediamo un attimo il vivaio prima. Affida. Jasper, erbe. Vuoi affidare Jasper? Sì. C'è solo lui poi disponibile. Credo. Volevo portare con me il Serca, ma a quanto pare non si può. Ciao, ricordati di giocare e sorridere. Non lasciare che il duro lavoro monopolizzi il tuo tempo. Chissà dove si è cacciato Levi, perché non si sbriga, non dovrebbe lasciarmi da sola neanche per un istante. Gira voce che Levi sia diretto all'oasi. Davvero? Vediamo un po' se arriva. No, non è arrivato il Serk. È arrivato un altro esploratore. Carlotta dovrebbe essere, se non sbaglio. Sì, è lei. No, Husni. Ah, Husni, ok. Che bel fresco in quest'oasi, sarà forse a merito di uno spirito dell'acqua? No. In tutte le oasi c'è uno spirito dell'acqua, lo sanno tutti quanti i bulbini. Io l'ho saputo solo ieri, ma lo so, quindi. Ah, che dici? Allora, prima di andare al villaggio dei Serca, c'è una cosa che devo fare. Devo trovare Levi e penso di sapere dov'è. Mi sono fatto un giretto poco fa, senza farvelo vedere off-screen ovviamente. Non è off-screen, però, insomma, diciamo che non l'ho registrato. Praticamente Levi dovrebbe trovarsi, se non vado errato, in una grotta che ho già visitato, il tunnel di detriti. E per farlo arrivare in città devo ovviamente trovarlo e far passare un giorno. Vediamo come vanno le cose. Ehi, sbaglio? Abbiamo già scambiato qualche parola sulle dune di Bahar? Perdonami se allora non mi sono presentata. Sai, ho la testa piena di colori per le mie zuppe. Sì, perché il mio sogno è ricreare nelle mie zuppe tutti i colori del mondo. Piacere di conoscerti, sono Husni. E io che pensavo che in un'oasi così caotica come questa ci fosse un negozio dove comprare delle fasce. Devo fare un negozio di fasce, devo fare un negozio di fasce. Va bene, Husni, ti farò un fottuto negozio di fasce. Eccolo qua, il negozio di fasce. Sarà contenta, Husni? Guarda, guarda che splendore, è la mia bulbottega. Sono contento per te, Jasper. E so forse riesco a fare contenta anche. Ma. Rimuovi. Per il momento la tolgo, poi la rimetterò insieme al negozio di giocattoli. Ehi Husni, ho fatto, ho messo il negozio di fasce, quindi ora vedi di venire a comprare una dannata fascia, perché sennò mi arrabbio davvero. Husni, eccoti qua. Il pensiero che qui si possano comprare, ottenere delle splendide fasce mi elettrizza. Uno. E l'altro? Lo sapevi? Con le ossa di pesci puoi fare un brodo delizioso, però ne servono un bel po', quindi forse è un po' complicato. I pesci rossi, ok. Quante ne vuoi? Io ce n'ho un po', dipende. Tre ossa di pesce, ce n'ho cinque. Aiutiamo subito Husni allora. Cavolo, è una tipa tosta questa. Ci vogliono due cuori per farla. Due cuori di felicità per farla venire nell'oasi, ad abitare. Accidi, accidenti, ci picchia. E vai! E sicuramente ci sarà qualcuno con tre o quattro, o anche cinque cuori. Che si possa salire di livello. Non credo che siamo appena saliti. Solo due abita. Sì, vai. Che vuole ancora? Ha incontrato una bulbina. Bulbina con un sogno. Ti è giunta voce che ci sia una bulbina con un sogno. Ragazzi. Ora che le dimensioni sono più grandi, dovrei essere in grado di piantare almeno un'altra bulbottega, un altro negozietto, chiamiamolo negozio, bulbottega. Dovrei essere in grado. Vediamo un po', gestione.
No, non sembra. Aspetta. Ah, posso piantarle anche di qua. Ah, non ci ho fatto caso. Wow. Wow, quanto è più grande. Ok, piantiamole qui allora. Girandole qui. Termina la gestione perché non ho acqua gemma lo sufficiente al momento. Aspetta, 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 andiamo a vedere. Si è allargata la strada principale alla grande. Bene, andiamo alla grande, andiamo. Bulbotteghe qui. Ah, di più non posso andare perché c'è un masso che blocca il cammino, però, ragazzi. E allora, e allora. Oh, chi arriva? Ah, è lui! Ah, non serve che vado a cercarlo. Allora, le altre missioni secondarie le farò nel prossimo video. Levi. In visita, una cerca che ha incontrato sul sentiero passo masso. Deve venire anche lui all'oasi, così lo porto in battaglia con me. Eccolo qua. Grazie per l'altra volta, io sono Levi, quello che ha spaccato il masso per te. Credo proprio che la signorina Maria si trovi molto bene qui. Appena arrivata mi ha detto di raggiungerla e senza perdere tempo. Comunque è proprio un bel posto, capisco perché piace tanto alla signorina Maria. Subito! E vai! A proposito, Andrea, non potrei restare qui anch'io? Gli altri al villaggio cerca mi dicono che penso solo a rimpinzarmi e che sono inaffidabile. Ma sarò felice di rendermi utile come posso. Conta pure su di me. Subito nel team, subito. Ha una missione? Ciao, di pomeriggio mi viene sempre un gran sonno. A proposito, mentre cercavo la signorina Maria ho visto una dra. Se non sbaglio era in un posto che si chiama Tunnel Casca Sabbia. Faremo anche quella, faremo anche quella. Allora, pianto anche la bulbottega di zuppe. Lo so, la mia bulbottega, ma ora che la vedo per la prima volta, mi batte forte il cuore per l'emozione. Prego. Io sinceramente sono a corto di frutti e elisir per fare pozioni e per ricaricarmi, quindi... Boh. Ok, nella tenebra nella noce, perfetto. Beh, allora io direi che posso concludere qui il video. Spero che anche questo video oggi vi sia piaciuto. In descrizione, come sempre, link per Facebook e Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, in un prossimo video. Bye bye!